Bentornati, ora parliamo di Formula 1 e di un'analisi che fanno i vertici della Ferrari. Vedrete in questo servizio la vettura di Formula 1 della Casa del Cavallino Rampante e sentirete la parola di Sergio Marchionne, di Maurizio Arrivabene, che è il team principal, e di Mattia Binotto, che è il direttore tecnico della Casa del Cavallino Rampante. Si chiude un anno, il 2016, ma gli occhi sono già tutti puntati verso la prossima stagione. Siamo qui col presidente Ferrari, dottor Sergio Marchionne, con il team principal della scuderia Maurizio Arrivabene e con il responsabile tecnico Mattia Binotto. A loro chiediamo di fare un quadro dell'anno appena concluso e soprattutto di raccontare, commentare un po' quello che possiamo aspettarci per il 2017. Il 2016 ci ha insegnato ad essere estremamente umili. È stato un grandissimo bagno d'umiltà. Quindi abbiamo cominciato a lavorare sulla macchina del 17 con questo senso di responsabilità verso i tifosi, che è estremamente importante. Vediamo dove ci porta. Ah, innanzitutto si arriva pronti ponendosi degli obiettivi molto, molto importanti riguardo alla performance della macchina. Lo si capirà solo a causa di questi nuovi regolamenti, lo si capirà solo a Barcellona. L'importante è nel momento in cui arrivi in pista, se sei meno veloce degli altri, reagire molto in fretta; se sei più veloce, mantenere assolutamente il vantaggio. L'anno prossimo è un anno di grandi cambiamenti, però non cambia tutto, no? La Power Unit rimane come regolamento formato lo stesso del 2016. È vero, ci sono tanti cambiamenti sul 2017. Chi era più bravo a sviluppare prima si presuppone che sia bravo ancora. Da parte nostra l'importante è essere agguerriti, capire quali sono stati i nostri limiti fermi. Da quest'estate condividiamo tutti insieme gli obiettivi che abbiamo, stiamo lavorando molto molto bene, quindi non è il mio slogan, è lo slogan nostro: non mollare mai e fare il meglio che possiamo. Ben vengano i piloti italiani, come ben vengano i tecnici italiani. Ma il gruppo che abbiamo messo in piedi è un bel gruppo, sta lavorando in modo molto unito, si sta impegnando, non si sta mai tirando indietro, si confronta, litiga quando è ora, ma ne viene fuori sempre con una soluzione. Quindi se c'è un po' di ottimismo, viene fuori da come sta lavorando loro. Auguri a tutti, avete avuto molta pazienza quest'anno e continuate a sostenerci e prima o poi ce la faremo.